Solo nella consapevolezza si può trovare la via della salvezza. Sono questi i leitmotiv del Festival Contro Violenza, una 3 giorni promossa dall'associazione Radiosa Onlus, che ha voluto tutelare le donne vittime di violenza alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza di genere. Buono il bilancio della seconda edizione, che ha visto la Diosa confrontarsi con esperti e con le associazioni culturali del territorio. È stato importante l'appoggio di chi con la cultura ci lavora quotidianamente per sviluppare questo tipo di tematica, ha detto Donatella Iavarone, una delle componenti dell'associazione. È stato interessante confronti con esperti che ci hanno aiutato ad approfondire la tematica, a prendere spunti, soprattutto per il futuro. Grande scambio anche con il territorio, con le associazioni prettamente di tipo culturale, questo secondo la nostra impostazione di processo di sensibilizzazione e informazione del festival è molto importante, perché avere un appoggio di chi con la cultura ci lavora quotidianamente aiuta automaticamente a sviluppare tematiche di questo tipo. La 3 giorni si è aperta venerdì scorso con un convegno a Palazzo Mazzara, dove sarà affrontato il lavoro di cura da fattore di rischio a consapevolezza, un'analisi sul sostegno e sulla presa di coscienza del problema. La sera poi la musica di Rosa Consapevolezza con il concerto rock al Soul Kitchen di Margherita Vicario. Sabato protagonista lo sport con i corsi di autodifesa personale. Nel pomeriggio parola agli uomini maltrattanti di Firenze con il contributo di Mario De Maglie, perché per abbattere la violenza bisogna puntare l'accento anche su chi la fa. La sera lo sguardo è stato rivolto alle donne africane grazie al documentario proposto dalla neonata associazione Ubuntu Onlus. Ieri spazio anche all'arte con il taglio del nastro della collettiva Le Lontananze nel laboratorio MAV di Sulmona. Grande chiusura con gli equilibristi. Il film Divano di Matteo, proiettato nei locali del Soul Kitchen grazie alla collaborazione dell'associazione culturale Sulmona Cinema e l'associazione Padri Separati. Per prevenire la violenza di genere è necessario intervenire per tempo sulle dinamiche familiari. Noi ci troviamo qui questa sera al festival organizzato dalla Diosa per testimoniare quanto si possa fare contro la violenza sulle donne intervenendo sulle dinamiche familiari, intervenendo per tempo, quindi impedendo che certe situazioni di disagio e davvero disastro, non solo a livello economico, ma anche sentimentale, familiare e quant'altro, innanzitutto si ingenerino e poi che possano essere superate. Anche i papà sono vittime spesso e volentieri di violenza. Quando si parla di violenza non si parla solo di violenza alle donne, ma purtroppo anche di violenza ai papà, spesso e volentieri psicologica e non fisica, ovviamente. In occasione della giornata del 25 novembre, la Diosa Onlus farà volare dei palloncini dal comune di Sulmona, ospedale e questura, per ricordare tutte le donne uccise dalla mano dell'uomo.